Techno Zoo. Voglio il meglio. Buongiorno, mi chiamo Cecutti Nicola, sono il coadiuvante dell'azienda agricola di famiglia Cecutti Stefano e Silvano. La struttura attuale è stata costruita nel 2001. La composizione attuale delle bovine è di circa 270 animali in mungitura e altri 50 in asciutta. La media produttiva annuale dei nostri animali è di 35 kg circa. Una nota particolare dell'azienda è che abbiamo la rimonta esterna per il momento, quindi acquistiamo gli animali da stalle già esistenti. In prospettiva però dovremo creare anche la struttura per fare la nostra rimonta interna. Per quanto riguarda l'azienda agricola, da un punto di vista agronomico, abbiamo dei terreni molto frammentati, dei quali la maggior parte non irrigui, quindi abbiamo dovuto cercare un'alternativa a delle colture che fossero resistenti anche a periodi siccitosi. Il sorgo si è dimostrata una pianta ideale per questo scopo, è molto resistente alla siccità e che necessitava di molta meno acqua rispetto per esempio a un insilato di mais, e quindi ci ha permesso di ottimizzare anche la superficie aziendale, non sempre irrigabile. Di 250 ettari attualmente disponibili, circa la metà è stata destinata a sorgo, sia come insilato che come pastone, con risultati molto buoni, soprattutto in termini di bontà del prodotto finale, anche per evitare un rischio tossine che nel mais è sempre molto alto, soprattutto in periodi difficili in cui appunto la pioggia scarseggia, non avendo l'irrigazione. E quindi per noi è veramente stata un'ottima soluzione. Sono ormai 4 anni che utilizziamo il sorgo in razione, sia il pastone di sorgo che l'insilato di sorgo, e i risultati sono stati ottimi, gli animali lo digeriscono molto bene. Un merito va anche alla TecnoZoo, che ci ha sempre consigliato i prodotti giusti e gli animali hanno sempre risposto molto bene. Attualmente in razione utilizziamo 20 kg di sorgo, di insilato di sorgo, e 5 kg di pastone di sorgo accompagnati da altri 8 kg circa di pastone di mais, solo per fare la parte amidacea. Quest'anno, avendo qualche ettaro in più di terra disponibile, abbiamo introdotto anche l'erba medica, quindi ci fornirà la parte proteica. Abbiamo fatto un centinaio di balle fasciate. In prospettiva vorremmo farla trinciata, come consigliato anche dai tecnici di TecnoZoo. Per fare questo ci vorranno più ettari, ma in futuro sicuramente opteremo per questa soluzione.